Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio vedere che cosa accadrà per questa settimana per i rapporti karmici a livello collettivo. Sarà un video diverso rispetto a quello che facevo di mercoledì tra il DM e la karmica. Come sapete, ho fatto di recente un sondaggio in cui vi ho chiesto cosa sarebbe stato meglio fare, se sostituire la lettura DM karmica con una lettura più collettiva oppure semplicemente mantenere quel tipo di lettura. Il motivo per cui l'ho fatto è perché non vorrei dare troppa importanza all'energia maschile, ossia al DM, e alle follie che combina praticamente con la karmica. Vorrei fare un tipo di lettura che è più di beneficio a tutti, perché tutti noi abbiamo dei rapporti karmici, ce li abbiamo in amicizia, ce li abbiamo in amore, ce li abbiamo nelle conoscenze, perché sono dei rapporti che costituiscono la stragrande maggioranza dei casi. Però, siccome so che molte persone sono affezionate alla lettura del DM e della karmica, ho deciso di integrarla alla fine di questo video in maniera leggermente diversa. Integrerò anche la lettura della DF con il karmico perché mi è stato sempre richiesto, quindi è arrivato il momento di farlo. Vi spiego come strutturerò il video in modo tale che tutti saranno contenti e metterò anche i tempi di ciascuna lettura in modo tale che chi è interessato ad una specifica lettura se la va a vedere. Nella prima riga vedrò qual è la situazione attuale dei rapporti karmici a livello collettivo. Nella seconda riga vedrò quello che noi possiamo imparare da questi rapporti karmici per la settimana, quali consigli inoltre vengono offerti dagli spiriti. Poi farò una parte relativa alla DF ed il karmico, dove in qualche modo replicherò la struttura della lettura tra DM e karmica. Quindi ci saranno comunque 5 parti diverse. Nella prima vedrò quello che il karmico pensa, quello che prova, desideri e sfide, poi ancora quale sarà la reazione della DF al karmico e quale sarà il risultato tra di loro. La differenza però rispetto alla lettura classica del DM e della karmica è che utilizzerò solo una carta per ciascuna sezione, non ne uso tre perché altrimenti non ci sarebbe spazio e sarebbe poi troppo lunga la cosa. Lo stesso farò per il DM e la karmica, quindi una carta per vedere che cos'è che la karmica pensa, poi quello che prova, i desideri e le sfide, poi ancora che cos'è che il DM pensa della situazione, qual è la sua reazione al riguardo e quale sarà il risultato. È solo una questione di prospettiva in realtà, però la lettura servirà ad andare di più nello specifico. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione al video. Vediamo innanzitutto qual è la situazione generale dei rapporti karmici questa settimana, quindi a che punto stanno i rapporti karmici a livello collettivo per questa settimana. Abbiamo la carta del 5 di bastoni. A che punto stanno i rapporti karmici a livello collettivo questa settimana? C'è la carta del 2 di spade. A che punto stanno i rapporti karmici? C'è la carta della morte al contrario, c'è la carta della torre, un'altra carta. A che punto stanno i rapporti karmici questa settimana? A che punto stanno? C'è la carta del 9 di denari e sul fondo c'è la carta della forza. Quindi questo già mi dice che questa settimana tutti noi acquisiremo maggiore forza dai rapporti karmici. C'è il 5 di bastoni, il che significa che ci saranno dei conflitti con le persone karmiche che sono maggiormente in risonanza con noi questa settimana. Questi conflitti potrebbero essere dovuti a differenze di opinioni, di idee, in alcuni casi anche a competizione oppure invidia. Un'altra cosa che noto è che il 5 di bastoni generalmente indica anche situazioni che sono complicate da incastrare, quindi questo potrebbe indicare che molti di noi potrebbero avere nella propria mente dei veri e propri conflitti perché non sappiamo esattamente come muoverci in una determinata situazione che ci porta molta instabilità. Questo potrebbe avere a che fare con una relazione a livello sentimentale, in amicizia o anche di altro. C'è un'energia karmica che è coinvolta
c'è un ciclo che non è del tutto chiuso, c'è una forma di resistenza a chiuderlo del tutto, almeno a livello energetico. E quindi c'è questa sorta di stagnazione e di necessità di prendere una decisione al riguardo, perché si è divisi tra due possibili scelte, quindi ci sono dei conflitti che sono interni. E questa stagnazione, questa indecisione comporta una destabilizzazione. Una cosa però è chiara, è che si vuole una maggiore indipendenza ed una maggiore stabilità. Quindi si cerca anche di allontanarsi da determinate persone o situazioni per reclamare la propria indipendenza. Quindi questa settimana molti di noi cercheranno di puntare di più a stare bene con noi stessi, a migliorare il nostro aspetto fisico, a pensare anche di più al lavoro e a ciò che ci fa stare bene da soli. Adesso vediamo che cos'è che noi possiamo imparare questa settimana dai rapporti karmici. Che cos'è che possiamo imparare dai rapporti karmici questa settimana o comunque quali consigli date? C'è la carta del 10 di coppe. Cosa possiamo imparare? C'è la carta della luna, la carta del cavaliere di denari. Cos'è che possiamo imparare? Cos'è che possiamo imparare? Cos'è che possiamo imparare dai rapporti karmici questa settimana? C'è la carta dell'otto di spade e c'è la carta dell'asso di coppe e sul fondo c'è la carta del 3 di bastoni. Allora, la cosa che mi è venuta subito in mente è che noi dobbiamo riconoscere quelli che sono i nostri limiti questa settimana. E dobbiamo avere una visione più chiara di quelli che sono i rapporti veramente armoniosi e dove tutte le coppe sono piene e non sono vuote o non sono a metà. Quindi dove c'è un maggiore equilibrio e dove ci sono dei sentimenti che sono veri, che sono sinceri, dove c'è un'energia che è pulita. L'energia della luna invece è un'energia che indica confusione, emozioni intense, in alcuni casi anche inganni. Quindi quello che occorre fare è imparare a riconoscere quelle che sono le nostre fantasie, quelle che sono anche le nostre illusioni. Ci sono molti di noi che potrebbero pensare che muovendo dei piccoli passi, piano piano, ci sia poi una trasformazione dei rapporti, quindi che si vada verso un miglioramento. Quello che le carte dicono invece è di uscire dalla zona di restrizione per andare verso un nuovo inizio, in alcuni casi volgere anche le spalle a tutte quelle situazioni che non erano assolutamente equilibrate. È molto utile notare le carte per colonne, perché qui abbiamo la carta del 5 di bastoni che indica appunto i conflitti e qui abbiamo la carta del 10 di coppe che invece indica l'armonia nelle relazioni. Quindi è molto possibile che noi pensiamo che determinati rapporti siano armoniosi quando in realtà sono conflittuali, oppure siamo noi stessi ad avere dei conflitti interni perché vogliamo avere questa situazione qui, soltanto che poi la realtà dei fatti non è proprio così perché ci sono delle indecisioni, ci sono delle difficoltà, le cose non sono del tutto limpide. Poi abbiamo la carta della morte al contrario, perché evidentemente stiamo aspettando dei cambiamenti che ci stanno mettendo del tempo, quando invece dovremmo chiudere, quindi uscire da questa zona di restrizione in cui ci siamo posti, anche a costo di destabilizzare completamente le nostre fondamenta, quindi di scuotere un po' la nostra realtà. Questo significa porsi in una condizione scomoda per rimuovere tutto ciò che costituisce per noi un blocco. Una volta fatto questo, potremmo poi dirigerci verso l'asso di coppe. Infatti, la carta del 3 di bastoni sembra proprio che guardi verso la carta dell'asso di coppe. Per poter fare questo, occorre entrare di più nel proprio potere. Quindi, stare bene da soli, avere la propria coppa che è piena, perché nel momento in cui la nostra coppa è piena, possiamo attrarre delle persone che riflettono quello stato di benessere interno.
Adesso vediamo di analizzare il rapporto karmico più nel dettaglio, quindi vediamo innanzitutto il rapporto tra l'energia femminile ed il karmico e poi tra energia maschile e la karmica. Quindi se siete energie femminili e avete un rapporto particolarmente stretto con una persona karmica, vedremo che cos'è che questa persona pensa di voi. Che cosa prova, poi quali sono i suoi desideri e le sfide in rapporto a voi, qual è la vostra reazione a questa persona e quale sarà poi il risultato. Si deve trattare della persona karmica che durante questa settimana risuonerà maggiormente con la vostra energia e lo stesso poi vedremo per la parte maschile. Allora, vediamo subito che cos'è che il karmico pensa della DF. Che cos'è che il karmico pensa della DF? Che cos'è che il karmico prova nei confronti della DF? Che cos'è che il karmico prova nei confronti della DF? Quali sono i desideri e le sfide del karmico nei confronti della DF? Qual è la reazione della DF al karmico? Qual è la reazione della DF al karmico? Qual è la reazione della DF al karmico? Una sola carta. Ok. Quale sarà il risultato? Fondo del mazzo, 8 di coppe, quindi già questo dice che qualcuno si sta allontanando dall'altro o lascerà alle proprie spalle una determinata situazione, l'abbandonerà per andare verso un qualcosa che dia più piacere o più soddisfazione o che sia più giusto per se stesso. Allora, iniziamo a vedere che cos'è che il karmico penserà della DF questa settimana nel complesso. C'è la carta del fante di coppe, quindi il karmico potrebbe pensare di farsi avanti e di chiedere scusa, di recuperare il rapporto, di farsi vedere abbastanza generoso, anche romantico in alcuni casi. Ci potrebbe essere la volontà di offrire un qualcosa, oppure ancora di farsi avanti con dei messaggi, con una piccola comunicazione. Vediamo ancora che cos'è che prova nel complesso il karmico nei confronti della DF e c'è la carta del 5 di spade, quindi questa persona nei confronti della DF è in conflitto, quindi potrebbe avere delle emozioni conflittuali e contrastanti oppure potrebbe non capire bene esattamente che ruolo abbia la DF per lui. Vediamo ancora. Quali sono i desideri e le sfide del karmico nei confronti della DF? E c'è la carta del 10 di bastoni, quindi questa persona sente il bisogno di scaricare dei pesi, di liberarsi da determinate responsabilità anche. Evidentemente qui c'è una situazione che è arrivata ad una sorta di completamento nel rapporto. Perché c'erano troppi problemi, situazioni particolarmente pesanti, in alcuni casi conflitti. Questa persona pensa di farsi avanti per recuperare evidentemente le cose. Vediamo qual è la reazione della DF al karmico. E c'è la carta del cavaliere di coppa al contrario, quindi molto probabilmente la DF non vuole accettare nessun gesto da parte del karmico, non c'è la volontà di farsi avanti né di accettare eventualmente delle offerte da parte di questa persona. Vediamo quale sarà il risultato e c'è la carta del carro, quindi qui ci sono due cose che noto. O c'è la volontà di mandare comunque avanti una forma di rapporto, nonostante i termini siano abbastanza complessi e complicati, anche conflittuali, oppure ancora
c'è la volontà di qualcuno proprio di distaccarsi. In questo caso penso che sia l'ADF che si voglia distaccare dall'energia karmica e andare verso una maggiore soddisfazione emotiva. Abbiamo visto però a livello collettivo che ci sono ancora dei conflitti su questo e ci sono delle eventuali restrizioni. Quindi l'ADF in questione ha bisogno di cercare un proprio equilibrio interno ed uscire da questo tipo di trappola in cui si è posta. Molto interessante che abbiamo il 9 di denari, l'asso di coppe ed il carro proprio nella stessa colonna. Queste carte stanno ad indicare che bisogna andare verso un nuovo inizio ed essere in un'energia molto autonoma, indipendente, riempire la propria coppa. Un'altra cosa molto interessante è che qui abbiamo la carta della morte al contrario, che indica che delle situazioni non sono ancora chiuse perché evidentemente c'è qualcuno che le trascina da lungo tempo, motivo per cui ci sono questi enormi pesi sulle spalle. La situazione conflittuale avevamo visto che era presente anche a livello collettivo. C'è la volontà poi di superare dei conflitti per tornare ad una maggiore armonia, però evidentemente il karmico in questione non sa esattamente come comportarsi e c'è soprattutto un'energia femminile che non si accontenta più delle briciole. Adesso invece vediamo il rapporto tra DM e karmica, quindi che cos'è che la karmica pensa, che cos'è che prova, quali sono i desideri e le sfide. Poi vedremo la reazione del DM alla karmica ed il risultato nell'ambito del loro rapporto. Quindi io qui mi concentro sul rapporto di un'anima gemella o fiamma gemella maschile che ha a che fare con un'energia karmica. In alcuni casi si tratta della partner o di altro. Vediamo che cos'è che la karmica pensa della situazione con il DM. Cos'è che la karmica pensa della situazione con il DM? Cos'è che la karmica pensa della situazione con il DM? Ok, questo è il contrario. Vediamo che cos'è che la karmica prova nei confronti del DM. Quali sono i desideri e le sfide della karmica? Poi, qual è la reazione della karmica alla situazione con il DM? Qual è la reazione della karmica rispetto al DM? E poi vedremo. Ah no, scusate, ho fatto male la domanda. Volevo chiedere qual è la reazione del DM alla karmica, quindi devo riformulare la domanda. Qual è la reazione? Ok, adesso vedremo il risultato, quindi quello che si verificherà tra DM e karmica questa settimana. Fondo del mazzo c'è la carta della giustizia. Questo significa che la giustizia karmica è all'opera nell'ambito di questo rapporto, o comunque c'è qualcuno che vuole fare giustizia. Vediamo che cos'è che la karmica pensa della situazione con il DM. E c'è la carta del re di bastoni, soltanto che è al contrario. Quindi la karmica pensa che il DM sia una persona che non sia in grado di entrare in controllo della situazione, non sia in grado di essere dominante, di prendere delle decisioni. La karmica potrebbe anche pensare che il DM pecchi molto di arroganza, di orgoglio. Vediamo che cos'è che la karmica prova nei confronti del DM. E c'è la carta del re di spade, quindi questo significa che la karmica è molto dura nei confronti del DM e molto probabilmente potrebbe averlo anche fatto fuori, nel senso che potrebbe non aver più contribuito a mandare avanti il rapporto con lui, a fare appunto giustizia, perché magari adesso ha una visione più chiara, vede che lui non è in grado di entrare in azione e quindi chiude. In ogni caso, dal punto di vista emotivo, la karmica cerca di mettere a bada i sentimenti e di essere più logica e razionale. Vediamo quali sono i desideri e le sfide della karmica.
e c'è la carta del cavaliere di bastoni. Quindi questo significa che la karmica vuole avere più coraggio, vuole cercare di prendere delle decisioni che magari prima erano difficili per lei. Vediamo qual è la reazione del DM alla karmica. Ed abbiamo il 5 di coppe. Questo significa che il DM è alquanto pessimista circa la situazione con la karmica, pensa di non poter risolvere la situazione, molto probabilmente sente la sua freddezza, sente il suo allontanamento e quindi in qualche modo ci sta male, o comunque sa che questo rapporto non funziona. Vediamo ancora quale sarà il risultato tra di loro e c'è la carta del 7 di bastoni, quindi questo significa che qualcuno nell'ambito del rapporto metterà delle barriere particolarmente alte e non si aprirà all'altro. C'è la volontà di difendersi, c'è la volontà anche di non mostrare quello che effettivamente si prova, quindi si mettono praticamente delle restrizioni. Percepisco anche che qui c'è qualcuno che respinge l'altro, quindi questa settimana nel loro rapporto ci sarà molta freddezza, molta chiusura, difese alte, forse anche mancanza di comunicazione. Vediamo che cosa ha da dire l'energia femminile. Quali sono i messaggi dell'energia femminile? Sento tra noi un legame speciale, devo scegliere me stessa, mi fai ancora effetto. Quindi l'energia femminile questa settimana sceglierà se stessa, nonostante avverta con qualcuno un legame particolarmente forte, potrebbe trattarsi del suo proprio DM che le fa ancora effetto. Questo legame speciale però, o comunque legame intenso, potrebbe anche avere a che fare con una persona che ha un'energia karmica, nonostante questo comunque sente un legame molto forte. Il discorso è però che deve ritrovare se stessa. Vediamo che cosa ha da dire l'energia maschile invece. Cosa ha da dire l'energia maschile? Cosa ha da dire l'energia maschile? Sono in ansia e dormo poco. E sul fondo sto cercando di capire cosa provo. In effetti avevamo visto anche nell'analisi del rapporto tra DF e karmico che l'energia karmica con cui la DF ha a che fare è in un'energia conflittuale, perché sta cercando di capire esattamente che cosa prova. Poi dice sono in ansia e dormo poco, quindi significa appunto che l'energia maschile questa settimana ha molto da pensare circa la sua situazione karmica ed eventualmente anche la situazione con la DF di suo interesse. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, fatemi sapere se questo tipo di lettura vi piace oppure se preferite che mi concentri in maniera più specifica sul DM e la karmica o su DF e karmico, anche se in quel caso dovrei fare troppi video e sinceramente non so se ne ho tempo, ve lo dico chiaramente, quindi per questo preferisco fare tutto in un'unica lettura. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, vi ringrazio di aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!